bentornati amici, eccoci a una nuova puntata di Bioshock Infinite. Come al solito volevo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti, tutti coloro che hanno lasciato commenti e tutti quelli che seguono il nostro canale. Allora, ho sempre postumi non della sbornia ma della malattia, quindi vi chiedo scusa per la voce alla Valeria Golino. Se i commenti sono leggermente sotto un tono, vi chiedo scusa sempre per lo stesso motivo. Mi sembrava brutto rimandare ancora ulteriormente il gameplay di Bioshock Infinite. Bene, comunque stiamo proseguendo, c'è anche una visiva difficoltà dovuta proprio dalla bellezza di questo gioco, che praticamente uno si perde nei panorami, si perde a osservare il videogioco. Quindi allora, Daisy Fitzroy. Io non ci sono ancora su quella parete. Strano. Vabbè, continuiamo. Ma allora, vediamo cosa c'è scritto qua. Guarda, Chen Lin, cella numero 9. Perfetto. Dai un'occhiata a questa serratura. Bene, mentre lei apre, guardiamo se abbiamo perso qualcosa intorno. Come Fink. Davvero? Lavoravo per la Pinkerton. Ci chiamavano quando i lavoratori si agitavano. Per fare cosa? Dimostrare la follia dello sciopero, del gettare gli attrezzi. Far male alla gente. Ti dirò una cosa. Alle volte c'è davvero bisogno di persone come la Fitzroy. Perché? A causa di gente come me. È fatta. Bene. Minchia. Vabbè, ecco, quello è il libro per l'orologiaio. Quale? Oh. Ma dov'è il libro? Minchia, non lo vedo, dov'è? Speriamo di averlo preso. Dici cosa sai della Fitzroy, dannato muso giallo? Sappiamo che... Vuoi dire qualcosa? O vuoi che portiamo qui la signora Lina a farti compagnia? Ah, buttategli addosso dell'acqua gelata. Dobbiamo portarne altri tre stanotte. Ma vabbè, spero di... Non ci sono bagni qua giù. Li trattano come animali. L'uomo nero più del bianco non è crudele? Vietare il mescolarsi delle razze non è crudele? Dare il voto all'uomo bianco e negarlo al giallo, al nero, al rosso, non è crudele? Ma non è crudele esiliare i propri figli da un giardino perfetto? O annegare il proprio gregge sotto un oceano d'acqua? La crudeltà può essere istruttiva. Non lavorava. Bisogno di un motivo. Se non la scuola del Signore. Ah, ma questo è l'ufficiale. È Slade. Sembra... Avevi ragione. Non è stato un atto di pietà. Poverino. Vabbè, chissà cosa va... Cioè, perché si era ribellato? Ma... Strano. Questi li vuoi tenere tu? Grazie. Ok. Era la 9, vero? Elizabeth, mi dai un aiuto? Poi mi piace perché è una specie di maxi lucchettone che poi cade, cioè. Ecco. DeWitt, lei è un leone.
serve aiuto. I miei interessi, o sbaglio? Ora so che la Fitzroy è venuta a trovarla. Tutto ma fatto. Scoprirà che i vostri accordi sono da considerarsi conclusi. No, non ho visto pirla che non sono altro. Non con le iene. Boh. Andiamo giù. Allora, vediamo un po' se si vede qualcosa. No, non si vede niente. Vabbè, andiamo avanti e vediamo un po' cosa... Bene. Io pigio, non so. Questo che intendeva. Ora ci serve qualcun altro che faccia quelle armi. No. Morto è morto, Elizabeth. Morto? È morto. Cosa? Che diavolo? Vedo testa. E vedo croce. Tutta questione di prospettiva. Perché ci state seguendo? Chi vi manda? Comstock? Cosa volete da... Cosa vedi qui, da questa angolazione? Morto. Sentite. Da quell'angolo? Vivo. Booker, Chen-Lin. Il corpo è sparito. Non è mai stato qui. È un'altra Columbia. Una Columbia diversa. Stessa moneta. Prospettiva diversa. Testa. Croce. Morto. Vivo. Dobbiamo andare in quest'altra Columbia, ma... come? È come andare in bicicletta. Non si dimentica più? Serve solo il coraggio di montare in sella. Vabbè, andiamo. Entriamo in questo squarcio. Non credo che potremo tornare. Sicuro di essere pronto. Ok. Dai, aprilo. Aprilo. Guarda. Non c'è sangue. E niente corpo. È un altro mondo, Booker. Un'altra Columbia. Qualcosa mi dice che l'armaiolo morto non è l'unica cosa che è cambiata. Boh? Aspetta, aspetta, aspetta. Strano. Credo ci siano dei grimaldelli laggiù. Laggiù dove? Ma? Chissà cosa è successo? Bah. Capisco come faccia a essere vivo Chen-Lin. Immagino che non si possa cambiare una cosa del genere e mantenere il resto uguale.
Minchia, ma come mai è così tanto sonno? Ma prima c'erano queste bandiere, no? Boh, andiamo avanti, vediamo se si scopre qualcosa. Questi uomini li ho uccisi. Erano morti. Non in questo modo. Booker, i loro nani stanno... sanguinano tutti. Cos'hanno che non va? Ricordano. Ricordano cosa? Di essere morti. Sono loro! Cosa sta succedendo qui, Sarsmark? Quale capo della... Beh, direi un bel corvo, non si sa mai. Voglio scoprire come abbiano fatto questi due a superare i suoi uomini e cosa stessero facendo nel seminario. Non mi ricordo, devo andare su. Ah, ma quella stanza non era aperta prima, eh? Quella là in fondo non era mica aperta, quindi dobbiamo andare lì. Vediamo un po' cosa mi dice. Vabbè, oh, senti, io... Ma eccolo. Attenzioni. Dai. Bene, allora, questo ho preso tutto. Io non mi ricordo neanche di questa porta, a dire la verità. Ma c'era anche prima? Vabbè, senti, come promesso, facciamo sto minchia lì. Perfetto. È questo che volevi? Munizioni! Allora, andiamo a ricaricarci dei sali. Aspetta. Inseguitelo! Allora, qui vabbè, ok, pieno di sali qua dentro, forse perché... che palle. Allora, qua non c'è niente, qua ho fatto tutto, free sample, ok, qua, ecco. Beh, andiamo nel corridoio che prima era chiuso. Che è successo? Perché fatto è? Beh, è un genio quello che si porta la bottiglia di vino al cesso. Allora, vabbè, adesso posso anche prenderlo. Minchia, peccato che non arrivo a prenderli tutti. Allora, aumenta il danno e aumentiamo il danno. Ok. Poi faccio il cavallo. Chissà se che prima era aperto, non me ne sono accorto che c'era quella stanza, però... Qui c'è ancora qualcuno che non riesco a capire dove cavolo si dove cavolo si rifugia. Forse qua? State pronti. Qua dietro.
nell'altro mondo era lui a essere appeso al muro. Nell'altro mondo? Questa storia mi fa venire il mal di testa. Aspetta. Ok. Vabbè, a posto, abbandoniamo la zona, vediamo dove ci portano. Allora, no jobs today. Dunque, l'altro uomo prima era appeso al muro. Allora, qui è chiuso. Nascondersi non serve a niente. Oh! Uccideteli! Qui non c'era qualcosa su cui appendersi. Stai attento, ah, grandi no. Aspetta, però da qua forse riesco a beccarli, eh? Però ci sono ancora le mie trappole. Ok, qui non posso ancora entrare, in compenso. Allora aspetta però. Cacchio, è impegnativo, Mi riparo! Bene, adesso dovrei riuscire a prenderlo. Ah no, ma ancora vivo? Ma Dio mio, ma cos'è? Ah, mi sa che sono quelli blindati. Beh, piano piano. Peccato che si muove. Però muovendosi mi sa che è anche più difficoltà. Ma sbaglio o sono diversi i poliziotti? Cioè mi sembrano, non hanno, sono diversi, non sono tutti blu. Ok, dammi un secondo. L'orologio rotto suona a mezzanotte. Che orologio? Sembra quello giusto. Metti mezzanotte. Che io Oh. Allora, scusate, aumento il vigor. Qui c'è anche, sentiamolo. Sono venuta a Columbia perché credevo in Dio e perché credevo nell'onore. Ma Slate mi ha mostrato questo. Non c'è Dio nel tagliare fuori i fratelli dalla famiglia umana. Bene. Non c'è onore nel difendere coloro che non ne conoscono. Questa è stata una missione secondaria molto interessante. Pare che Fink non ti darà il lavoro. Perché? No, non ho capito perché non dovrebbe darmi.
Ma perché è morto? Non ho capito, picchiato da qualche parte. No, non ho capito perché non mi dovrebbe dare il lavoro. Cioè l'unica cosa che mi viene da dire è che sia morto. Buon ragazzi, io direi che anche per oggi è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima. Non mi resta che ricordarvi di iscrivervi, lasciare commenti e guardare video con me e Joe. Ciao!